Siamo con Roberto Leoni, noto sceneggiatore, regista, ha lavorato con i maggiori nomi del cinema italiano. E adesso lei in questo festival è nella veste di presidente di giuria dei cortometraggi. Oggi pomeriggio ha visto le proiezioni di questi cortometraggi, appunto realizzati dalle scuole, da queste scuole superiori. E qual è il suo giudizio su questi lavori di questi ragazzi? Sono rimasto favorevolmente impressionato dalla qualità del lavoro, dall'entusiasmo che i ragazzi hanno messo a realizzare questo. Questo è molto importante perché fa ben sperare sul cinema, sul futuro del cinema. Cioè tanto amore, tanta dedizione, tanto coraggio innovativo, tanto desiderio di sperimentare è molto positivo perché fa capire che il cinema è nato da solo 100 anni, ma durerà per sempre, perlomeno questo è quello che mi auguro. E cosa consiglia Roberto Leoni a un giovane che vuole intraprendere la carriera cinematografica, voi come attore, come sceneggiatore o come regista? C'è una cosa importante, avere qualcosa da dire. Esiste il desiderio e la capacità di raccontare o di raccontarsi. Quindi la cosa più importante è innanzitutto vedere molti film per imparare e rubare, perché in questo mestiere c'è una cosa che si dice sempre: si impara con lo studio, ma soprattutto si impara rubando con gli occhi. Quindi ecco, rubate con gli occhi le immagini dei grandi registi e raccontate poi cose vostre, non scimmiottate il cinema americano, il cinema giapponese o altre cose, no, raccontate delle storie vostre e dal vostro punto di vista. Questo rende originali le vostre storie e vi rende anche unici. Roberto Leoni, oltre che sceneggiatore e regista, anche scrittore di poesia e racconti, eh? Nella sua carriera c'è anche questo. Si è documentata molto. Mi sono documentata. Come si coniugano la poesia e i racconti con il cinema? Beh, la poesia è visionaria per definizione, cioè in realtà si vedono delle immagini quando si fanno dei versi, si raccontano, diciamo, le immagini dell'anima. Allora, le immagini dell'anima e le immagini che si vedono con gli occhi sono due modi per raccontare, una volta dentro di noi e una volta fuori perché le vedano tutti. Uno degli ultimi film di Roberto Leoni è Anita, con la regia di Aurelio Grimaldi. Com'è stato lavorare con Aurelio Grimaldi? Beh, Aurelio è un personaggio unico, devo dire, quindi si va molto semplicemente d'accordo, perché essendo un autore dotato di fantasia, dotato di invenzione, dotato di un amore spasmodico per il cinema, quindi non ci vuole molto ad andare d'accordo con Aurelio. Poi lui le sue cose lo elabora. Per Anita io, diciamo, che ho fornito un brogliaccio sul quale poi Aurelio ha elaborato il suo film, che non era il mio, era il suo, però così si fa. Ma l'idea di scegliere Anita? L'idea di scegliere Anita non è merito né di Aurelio né mio, ma è il merito del produttore. Il produttore, che è Lello, ha voluto fare, cioè l'Isvema, ma soprattutto la figura di Lello e di Solvi, hanno voluto fare questo film su Anita, quindi sono loro che per primi mi hanno parlato di questa cosa, quindi sono loro la scintilla iniziale. Noi siamo soltanto le due fiammelle che poi hanno continuato l'incendio. Che fiammelle, che spessore. Grazie per averci lasciato questa intervista.